In linea con il trend nazionale, anche in provincia di Cremona sono poche le somministrazioni di Paxlovid, l'antivirale sviluppato contro il Covid-19. Nonostante lo scorso aprile fosse stato semplificato l'iter burocratico per l'accesso alla pillola, che ora può essere prescritta dal medico di famiglia e ritirata in farmacia, la terapia che serve ad evitare lo sviluppo di sintomi gravi causati dal Covid-19 ed è quindi indicata per i pazienti più fragili viene prescritta raramente, come conferma Rosanna Galli, presidente di Federfarma provincia di Cremona. L'ultimo dato di Paxlovid consegnati, ossia distribuiti in tutta la regione Lombardia alla settimana scorsa, quindi a venerdì scorso, sono 227 dosi consegnate in tutta la Lombardia. In provincia di Cremona non sono tantissime, tant'è che io nella mia farmacia ne ho distribuite solo un paio. Non lo so come mai non ci sono dei numeri alti. I medici di medicina generale valutano loro il perché se darlo o non darlo a determinati pazienti. Ecco, non ci sono dei soggetti che hanno particolarmente bisogno di assumere questo antivirale nell'immediato. Potrebbe dipendere anche dal fatto che la variante attualmente predominante di coronavirus causa spesso sintomi lievi, soprattutto nelle persone vaccinate. E in tema di vaccini, nelle farmacie si prosegue con le somministrazioni. Generalmente le farmacie adesso vacciniamo sulle quarte dosi. Quindi persone oltre over 80 oppure fragili dai 60 agli 80. Pochissime terze dosi, solo alle persone che magari hanno avuto il Covid dopo la seconda dose, quindi devono ancora ripetere la terza dose. In ciascuna farmacia del territorio, spiega Rosanna Galli, è sempre disponibile almeno una confezione di Paxlovid e ci sono scorte di vaccini, in modo da essere pronti a gestire eventuali emergenze.